Nicola Zanon, direttore Confapi Venezia e segretario anche di Confapi Veneto. Nicola, io parto da lei. È un grande tema, sono grandi sfide. Intanto, come piccole e medie imprese, riusciamo a quantificare questi rincari? Riusciamo a dare anche una percentuale per spiegare bene ai nostri telespettatori di che cosa stiamo parlando? Cioè, la parola rincari dentro contiene tante cose. Sì, contiene tante cose, sicuramente c'è un minimo comune denominatore che tutte le materie prime, dall'energia elettrica al gas ai metalli, sono cresciute in maniera vertiginosa. Citiamo ovviamente i principali elementi, le principali voci di bilancio: energia elettrica quadruplicata, spesa quadruplicata, un metano che è triplicato, e per quanto riguarda tutto il resto in materie prime, da rame, ferro, acciaio, siamo nell'ordine dal 30 al 70%. Quindi ci troviamo all'interno di una tempesta perfetta che rischia seriamente di compromettere quella ripresa che nel 2021 siamo stati in grado di agganciare come mondo della piccola industria manifatturiera. Quindi siamo molto preoccupati che questa contingenza possa durare nel tempo e quindi non solo permetterci di tornare ai livelli del 2019, ma di non recuperare quel gap di PIL che abbiamo perso nel corso della pandemia. Nicola, la ripresa c'è, dunque c'è stata, no? Ha riguardato in particolar modo chi e grazie a che cosa c'è stata? Visto che insomma, anche con Confcommercio stavamo parlando proprio di clima di fiducia. Beh, sicuramente il 2021 per la parte manifatturiera è stato un anno veramente importante, positivo e di crescita. Posso citare alcuni settori trainanti, sicuramente l'edilizia, anche perché sostenuta da politiche di sostegno come Superbonus o altre iniziative che l'hanno spinta. E di conseguenza tutto l'indotto, pensate al nostro distretto del legno arredo tra Veneto e Friuli e tutto quello che è l'arredo per le abitazioni, ma posso citare N altri settori, stesso metalmeccanico, stessa chimica e gomma plastica. E questo perché? Perché per un anno il mondo è rimasto fermo, nel momento in cui ci sono state le possibilità di riaprire le produzioni, riaprire i mercati. Ecco che si è tutta la fabbrica del mondo si è messa in moto e anche per questo abbiamo avuto un collo di bottiglia che ha causato l'innalzamento dei prezzi delle materie prime. E tra l'altro anche l'aumento del costo dell'energia non ci rende più così competitivi, quindi l'export, che è il nostro cavallo di battaglia, no, del sistema Italia, sta soffrendo. Tenga presente che già prima di questa situazione le PMI italiane pagavano il 30% in più l'energia elettrica rispetto ai competitor europei, vedi Germania e vedi Francia. Ora questo delta si è ulteriormente ampliato, rischiando di portare i nostri prodotti fuori mercato e quindi creando di fatto ulteriori rischi perché la nostra manifattura venga sostituita da quella degli altri paesi. A proposito, lei ha citato la Francia, no? Che ha imposto un tetto del 4%, cioè ha fatto la scelta del nucleare, quindi insomma ha fatto delle scelte molto diverse rispetto all'Italia. La regione del Veneto, con l'apertura all'idrogeno dell'assessore Marcato, ha dato però un segnale chiaro. Come la vede? Ma io ho partecipato proprio con Marcato al tavolo sul PNRR Regione Veneto nella valutazione e stesura delle schede progettuali e la scheda sicuramente più strategica, quella più lungimirante secondo me, quella sulla realizzazione dell'Hydrogen Valley su Porto Marghera ma anche sul resto del territorio regionale. Sicuramente noi dobbiamo affrontare queste sfide perché rappresentano la tecnologia del futuro. Come piccola industria probabilmente non avremo un ruolo da protagonisti nelle prime fasi di ricerca di base e di sviluppo di base, ma sicuramente saremo parte integrante nello sviluppo della filiera e di tutte le sue applicazioni nel mercato. Quindi sosteniamo quel tipo di progettualità e guardiamo al futuro proprio pensando alle nuove tecnologie.
Allora, di PNRR parleremo tra pochissimo, Dania, ma a questo punto, proprio perché in qualche modo abbiamo due grandi rappresentanti di categoria qui con noi, Confcommercio, Confapi, si può immaginare, no, anche attraverso questa finestra di dialogo che in qualche modo stiamo creando, visto che i temi e le sfide sono grandi, sono sovraterritoriali e si può immaginare di creare un asse, no, tra le categorie per riuscire a creare delle modalità operative differenti, non so, mi vengono in mente gli acquisti su scala, i consorzi tra imprese, cioè si riesce a creare un asse tra categorie, secondo lei, Zanon, per riuscire anche in qualche modo a fare lobby, no, nei confronti della politica, visto che sono sfide che riguardano tutti? Io penso che i tempi siano opportuni, siano maturi affinché tutti gli attori economici si siedano ad un tavolo e affrontino queste tematiche che sono sovranazionali e che sono sopra le nostre teste, affinché si possa far massa critica, far sentire il nostro peso come piccole imprese. Azzardo anche di più, pensiamo che a questi super profitti che alcuni player nazionali e internazionali stanno facendo, ad esempio sulla produzione di energia elettrica, sono esagerate. Noi come Confapi nazionale abbiamo anche chiesto che si possa introdurre una tariffa amministrata, una tariffa controllata da parte dello Stato, che io addirittura chiamerei salva imprese, affinché non ci sia la situazione in cui pochi grandi produttori facciano extra profitti sulla pelle delle piccole imprese, anche perché sarebbe poco lungimirante. Senza le PMI e senza tenerle in vita non avrebbero più clienti a cui vendere la loro energia fra 6-12 mesi. È un tema importante anche questo, che poi rilancia anche tutta la questione legata ai consorzi, ad esempio ai gruppi di acquisto. Le faccio vedere questo servizio realizzato dalla nostra Marta Marangon, che ha intervistato Marinese, presidente Confindustria Venezia e Rovigo, che ha usato parole molto dure. Per la prima volta ha parlato di ritorno di nucleare. Glielo faccio ascoltare così da poterlo commentare assieme e poi raccontiamo quali sono le azioni, insomma, promosse da Confapi anche proprio per ridurre il caro energia. Prima eravamo preoccupati, adesso siamo preoccupatissimi. Vorrei evitare che diventassimo disperati. È la voce delle imprese che l'allarme lo stanno lanciando da tempo, quella di Vincenzo Marinese. Imprese costrette a scelte difficili per sopravvivere. Molte aziende hanno iniziato a lavorare di notte, alcune addirittura hanno deciso di non dar seguito agli ordini. È un tema che riguarderà tutte le famiglie, un'altra bastonata sulla testa. Dobbiamo immediatamente reagire e io sono contento che i comuni che stiano avvertendo questa esigenza inizino anche loro a dimostrare, però non possiamo ogni volta intervenire quando abbiamo il problema e interviene emergenza. L'energia da fonti rinnovabili non garantisce i flussi necessari alle aziende, soprattutto a quelle energivore. Per questo il presidente di Confindustria Venezia Rovigo rilancia sul piatto della discussione il ritorno all'energia nucleare e all'estrazione di gas dall'Adriatico. Dobbiamo rimettere al centro le centrali nucleari, quelle di nuova generazione, dobbiamo produrci energia. In giro per il mondo ce ne sono 450. Adesso dobbiamo anche noi partire immediatamente e se ci facciamo frenare dalle ideologie poi lo pagheremo tutti noi. Dobbiamo tornare a estrarre gas, noi abbiamo la possibilità di estrarlo e lo dobbiamo fare, è inevitabile. Zanon, basta ideologie, dice Marinese, no? Dobbiamo andare avanti. Ma sicuramente questo è il momento in cui si devono individuare tutte le soluzioni possibili. E sicuramente però dobbiamo concentrarci su interventi di brevissimo termine, che sono appunto interventi che il governo può attuare in questi e nei prossimi giorni. Perché il problema lo stiamo vivendo in questo momento e l'obiettivo è salvaguardare le aziende. Altrimenti non ha senso di parlare di soluzioni a 10, 20, 30 anni se non salviamo le imprese oggi.
Quindi quei 4 miliardi di cui si sta parlando proprio in queste ore di intervento aggiuntivo a quanto previsto nel decreto sostegni ter sono fondamentali. Noi dobbiamo traghettare le aziende in queste settimane, in questi primi mesi del 2022. Poi sulle soluzioni di medio e lungo termine sicuramente bisogna lavorarci senza preconcetti, senza ideologie già che ci possono portare a scartare alcune opzioni. Ve ne sono diverse, si parlava prima anche di idrogeno, e quindi è una tecnologia del futuro anche quella, che tra l'altro ha un impatto molto molto basso se non quasi nullo. Quindi apertura anche a ragionamenti sì di nucleare, ma guardiamo anche alle nuove tecnologie su cui magari ci si può anche partire per primi ed essere leader mondiali. Ricordo che a Porto Marghera, di cui stiamo parlando adesso, siamo stati leader mondiali della chimica, abbiamo inventato prodotti, sottoprodotti e abbiamo fatto la differenza. Era la prima zona industriale d'Europa con 30.000 lavoratori. Senta, visto che poi siamo a Venezia, no? Quali sono le azioni concrete che ci sono a sostegno del turismo? Il turismo, lo abbiamo commentato prima con la collega del mondo del commercio, è senz'altro il settore che ha pagato il prezzo più alto nel sistema economico. In particolar modo città d'arte e Venezia, che conta un 90% di afflussi turistici provenire dall'estero, è quella che appunto sta pagando il prezzo più alto. Gioco forza, finché non ci sarà una situazione epidemiologica tranquilla, serena, i flussi difficilmente ritorneranno. Chiaro però che dobbiamo guardare a ciò che avviene anche fuori dai nostri confini. Parlando con degli albergatori la scorsa settimana, i nostri associati ci dicono ad esempio che sulle spiagge del litorale non hanno alcuna prenotazione per luglio-agosto, o se no si contano al lumicino. È una cosa molto preoccupante, l'anno scorso questo non si era registrato, mentre se pensiamo al competitor della Spagna, che dopo chiedere la situazione del negatività in aeroporto non prevedono l'utilizzo ad esempio di Green Pass nei ristoranti, nelle attività, quello è un fattore che dobbiamo tenere presente. Quindi sicuramente, secondo lei, dovrebbero cambiare, adesso siamo senza mascherine all'aperto, dovrebbero cambiare le politiche del governo anche sul Green Pass, secondo lei, in un'ottica di ripresa del settore turistico, visto come si stanno comportando gli altri? Dobbiamo sicuramente monitorare ciò che fanno gli altri, sicuramente non abbassare la guardia, perché questa nostra gestione della pandemia ci ha permesso di gestire la situazione dei contagi, una sanità che è riuscita ad accogliere i positivi. Quindi non dobbiamo certo abbassare la guardia, perché altrimenti si rischierebbe di pagarne il conto al prossimo autunno-inverno. E noi non vogliamo certo trovarci in una situazione di apri e chiudi, on-off in continuazione, perché le aziende non possono essere gestite in questo modo. Sicuramente però dobbiamo, siccome siamo all'interno di un contesto europeo ed internazionale e la maggior parte dei nostri turisti arrivano dall'estero, tenere ben presente ciò che avviene anche negli altri lidi, nelle altre località, certo, negli altri paesi. Certo, perché insomma dobbiamo essere competitivi, non c'è nulla da fare, dobbiamo assolutamente essere competitivi, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Zanon, grazie per essere stato in nostra compagnia in questo ampio approfondimento in cui abbiamo toccato vari temi, ma insomma Confapi è sempre presente. Grazie ancora a lei e ovviamente a tutte le piccole e medie imprese che in qualche modo oggi lei ha rappresentato. Grazie e un saluto a tutti voi. Arrivederci Nicola Zanon.